L'associazione Un Filo per la Vita ha fatto in questi anni un pochettino anche da college per i vari centri di riferimento e cerca di dare comunque spazio a tutti i centri di poter dialogare insieme. Quindi prendo pure tranquillamente che... E quindi abbiamo invitato diversi centri in modo tale che abbiano dei confronti insieme e propongano delle realtà che sono operanti, perché stiamo parlando comunque di centri di riferimento per quanto riguarda la patologia dell'insufficienza cronica benigna. Noi siamo sempre stati aperti a fare dei dialoghi con gli altri centri, perché effettivamente non è che, come hanno detto, la mappa che hanno fatto vedere stamattina hanno dato un pochettino il discorso dove sono dislocati i centri di riferimento. E questo implica che i centri di riferimento abbiano delle attività multidisciplinari che possano adattare l'insufficienza cronica benigna. Quindi, senza dilungarsi, che poi noi abbiamo già sforato per circa mezz'ora, io partirei con il professor Antonino, appena rientrato da lunga esilio, non forzato, ma esilio, è rientrato in Italia, adesso è al Meyer di Firenze e ci parlerà un attimino di quello che lui ha come realtà. Grazie. Prego. Grazie Sergio, grazie a tutti, grazie per questo invito. Allora, come ha detto Sergio, io sono stato 21 anni in Inghilterra e siamo rientrato a maggio di quest'anno, una realtà che conoscete tutti, l'ospedale Meyer di Firenze. Uno dei motivi del rientro, questo possiamo dire un piccolo segreto, ne avevamo parlato con col presidente prima del mio rientro, era l'idea dell'ospedale, del direttore generale, che porgo i suoi saluti a tutti voi oggi, era quella di cercare di portare la parte chirurgica su una struttura medica che già era presente all'ospedale Meyer, medica gastroenterologica. Questo è stato un progetto che a me è piaciuto moltissimo. E su questo abbiamo lavorato per alcuni mesi prima della mia venuta, cercando di coinvolgere non soltanto l'aspetto medico della cosa, cercando di coinvolgere anche l'aspetto che a me sta più a cuore, è quello della cura della famiglia. Cioè, che cosa facciamo quando abbiamo un paziente che viene da noi per un periodo di 1-3 settimane? Diciamo, c'è un posto vicino al letto della paziente, poi per il resto arrangiatevi. E con questa grossa rete, che penso sia singolare e unica dell'ospedale Meyer, di onlus che sono tutte legate, collegate con la fondazione Meyer, con l'ospedale, abbiamo identificato delle case, ce ne sono 23 intorno a un raggio di 3 km all'ospedale, due delle quali sono sempre a disposizione di famiglie che vengono da qualsiasi altro posto che non sia Firenze. Abbiamo avuto pazienti anche dal Brasile, come probabilmente saprete. Quindi questo aspetto a me interessava moltissimo, perché uno dei grossi problemi che ho avuto nella mia permanenza anglosassone è stato la famiglia. Come possiamo aiutare queste famiglie che vengono, spesso vengono con altri figli, spesso vengono con altre situazioni, cioè madre e padre che magari si alternano nel corso della degenza. Non sono degenze lunghissime, perché le degenze sono al massimo di 4 settimane, però siamo riusciti ulteriormente ad abbattere la degenza a 2 settimane, mandando poi il paziente in una di queste case. Una casa vera e propria, con la tua cucina, bagno, servizio per la parenterale. Quindi questo è stato un po' il progetto che a me è interessato moltissimo. Poi la parte chirurgica, chiaramente, beh, questa l'ho sempre fatta, sono più di 20 anni che mi occupo di questa patologia e ho avuto la fortuna di lavorare dal 96 da Manchester con Adrian Bianchi, quindi ho appreso quello che nel 96 era lo stato dell'arte, l'abbiamo portato al 2018, chiaramente modificando molto. Se volete farvi una risata, è che nel 96, quando arrivai a Manchester, quello che era considerato intestino corto era un paziente
di 60 centimetri. Oggi il paziente di 60 centimetri neppure viene considerato come intestino corto, non è neppure nel nostro radar, è un paziente quasi normale. Quindi c'è stata un'evoluzione di pensiero, un'evoluzione di idee, evoluzioni tecniche, tecnologie che sono oggi, penso, possiamo dire, oggi abbiamo scoperto l'ovvio, dobbiamo andare nello super specialistico. Quindi tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi era ovvio, adesso dobbiamo andare nel super specialistico. Il super specialistico dove si fa? Si fa tra persone dedicate, come questi meeting, persone che possono e devono spingere il confine più oltre. Non parliamo soltanto di medicina, parliamo anche di medicina rigenerativa, parliamo di ricerca, e noi sicuramente stiamo portando avanti dei progetti di ricerca per cercare di creare con l'organ calcio dell'intestino funzionante e funzionale in laboratorio. Questi sono un po' i motivi del mio rientro e questo è quello che stiamo facendo con Maier all'Università di Firenze. Grazie. Allora, grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti per l'invito. Io, nell'ambito di questo momento di presentazione del mio ospedale, non c'è necessità ovviamente, ma della mia attività, del mio dipartimento, io sono un neonatologo, ho pensato di appunto proporvi ciò che noi facciamo e come siamo organizzati nell'ambito dell'ospedale. Ora, in realtà, ecco, questo è semplicemente il Bambino Gesù. Noi siamo lavoro in un dipartimento un po' particolare, perché è anche non solo particolare, è piuttosto originale, perché ha insieme all'interno lo stesso dipartimento i neonatologi con i chirurghi neonatali. Diretto il nostro capo dipartimento, il dottor Bacolò, anche proprio un chirurgo. Ha due settori, un settore che si occupa della medicina fetale e perinatale e un settore che si occupa della parte neonatale. Nella parte prenatale c'è un ginecologo che fa la diagnostica prenatale, c'è la parte, sono i cardiologi che fanno la parte di diagnostica delle cardiopatie congenite e poi seguono i nostri pazienti durante la degenza fino alla dimissione, si spera, o comunque fino all'intervento chirurgico. In più c'è un'unità di terapia intensiva neonatale, di subintensiva e di chirurgia neonatale. Io adesso ve le descrivo brevemente. Abbiamo un sistema di trasporto neonatale per cui andiamo a prendere i pazienti, facciamo anche parte del 118, da tutta la parte nord del Lazio, ce li portiamo in ospedale, pazienti ovviamente che hanno necessità di cure intensive o comunque che sono di pertinenza del dipartimento, e poi ci sono delle figure professionali, tra cui la mia, che hanno delle funzioni particolari che vengono definite di alta specialità. Lavoriamo in due sedi, una sede di San Paolo dove c'è la parte prenatale e l'attività di follow up, e una sede del Gianicolo dove c'è l'attività, diciamo, proprio istituzionale del dipartimento, dove c'è le stanze di ricovero e dove ha sede l'ambulanza che appunto trasporta i nostri piccoli pazienti. Questa è l'attività del 2017 del nostro dipartimento, 668 ricoveri, molti dei hospital, moltissime attività ambulatoriali che sono peraltro in netto incremento. La nostra terapia intensiva neonatale accoglie pazienti di tutti i tipi, da aggregamenti per termine a quelli con malattie tipo metabolico, renale, gastroenterologico, malformazioni. Gestiamo i pazienti nel preoperatorio e nel postoperatorio, ovviamente tutta la parte di stress respiratorio e le gravi cardiopatie. Sono bambini che ovviamente sono neonati, noi li consideriamo neonati nei primi 28-30 giorni di vita. C'è un'altra sezione, la TIN, quindi a 20 posti, di 12 posti letto, che chiamiamo subintensivo, e ci sono dei bambini che hanno sempre una patologia complessa, però con un livello di cura intermedio. Annessa a questa subintensiva ci sono tutta la parte del follow up dedicata ai nostri neonati, e il follow up e dei hospital di neonatologia. Abbiamo un ambulatorio dedicato all'allattamento al seno, uno sportello che è gestito infermieristico, gestito appunto dalle infermiere che risponde alle chiamate delle mamme che hanno necessità,
per qualsiasi tipo di problematico, e poi un ambulatorio di chirurgia neonatale e un ambulatorio dedicato a problematiche tipo chirurgico, tipo alle anomalie anorettali e al megacolon. La chirurgia neonatale, a parte l'attività chirurgica, di cui il dottor Fusaro è uno dei primi e più importanti esponenti, ha 19 posti letto e ovviamente qui ci sono degenti tutte le patologie che peraltro alcune di queste danno origine a sindrome intestino corto e alla insufficienza intestinale. Questi sono casi, diciamo, questi sono dati che mi ha fornito gentilmente il dottor Fusaro, questo per dirvi grosso modo negli ultimi anni che il numero di pazienti che noi con insufficienza intestinale per ogni anno era in circa, va da 8 a 12 pazienti, sia diciamo sono pazienti quindi che nascono da problematiche chirurgiche che da problematiche di tipo medico. Queste sono un po' la nostra casistica, come vedete la gran parte delle insufficienze intestinali, in questo caso l'intestino corto, sono causate dal volvolo, poi ci sono le tesi intestinali multiple, la NEC è una patologia che vede veramente un'integrazione di competenze tra le competenze dei nostri neonatologi e quelle dei chirurghi. Lavoriamo di fatto insieme sullo stesso paziente, ci confrontiamo tutte le mattine facendo dei meeting medico-chirurgici e poi abbiamo almeno una giornata che è il lunedì in cui discutiamo dei pazienti in comune. Mi sento di dire che questa è veramente una cosa, è un'esperienza da esportare anche in altri centri e viaggiamo con la stessa mentalità e le decisioni le prendiamo insieme. Questa diapositiva semplicemente per dire che in questa fase in cui i nostri pazienti con insufficienza intestinale di natura medica o chirurgica attraversano due fasi fondamentalmente, quelle che voi probabilmente tutti conoscete, in cui vengono nutriti soprattutto per via parenterale. Noi abbiamo un programma appositamente studiato per il nostro ospedale, per i bambini piccoli, in particolare i neonati, che ci permette di gestire insieme alla farmacia la nutrizione parenterale, facendo attenzione naturalmente al corretto apporto di nutrienti per l'età e per l'età diciamo postnatale, per l'età gestazionale, molti di questi pazienti sono pretermini, stando molto attenti alle problematiche tipo epatologico, per le complicanze epatiche. Abbiamo molta attenzione per quanto riguarda la prevenzione delle sepsi neonatali, anche al risparmio del patrimonio venoso, e tutto questo si integra con l'attività sia del medico, del neonatologo che del chirurgo quando ce n'è bisogno, facendo anche qui particolarmente attenzione agli aspetti nutrizionali per via enterale, quindi alimentando con tecniche di piccole quantità di latte che si chiamano minimal enteral feeding, con latte materno fresco o della banca del latte, perché il nostro ospedale ha una banca del latte umano donato, tentando di stimolare una suzione più precoce possibile per evitare i problemi di avversione orale che possono instaurarsi successivamente. O col biberon, ma noi abbiamo un'attenzione particolare, una sorta di programma di incentivazione dell'allattamento al seno, fino, si spera, a ottenere un divezzamento dalla nutrizione parenterale, tutto naturalmente monitorizzando la crescita del bambino, che è la cosa più importante per la tipologia del paziente. Cosa ha di particolare il nostro ospedale, che mi sento di dire anche qui diciamo può essere diciamo come dire anche un vanto, ma è un'occasione per noi, è una competenza multispecialistica. Il bambino nasce, il neonatologo lo vede, chiama il chirurgo, o può avvenire il contrario, che il chirurgo chiama il neonatologo, c'è un'integrazione tra le nostre competenze, quelle del nutrizionista, poi il gastroenterologo, poi c'è il dietista, lo psicologo che gira i nostri reparti, ma poi tutta la parte successiva che sfugge dall'età neonatale, in cui c'è l'intervento proprio di chi si occupa della nutrizione del bambino a casa, naturalmente col supporto della farmacia, che per noi è fondamentale, soprattutto per la preparazione delle nutrizioni parenterali. Ecco, questo team è un team
che noi vogliamo, come dire, rafforzare sempre di più per ottenere una miglior, come dire, una miglior, sempre miglior gestione dei nostri pazienti, e queste sono, diciamo, in particolare le persone che se ne occupano. Spero di non aver dimenticato nessuno e vi ringrazio.